Eccoci qui, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e ben ritrovati. Oggi a Radio Sparlamento si parla di minori e lo faremo prendendo spunto da un fatto di cronaca dei giorni scorsi. Bambini e carcere, un'infanzia violata o un'infanzia tutelata? Questa è la domanda alla quale cercheremo di rispondere con i nostri ospiti. E credo che abbiamo già in linea il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Vittorio Ferraresi. Sì, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Buonasera e ben ritrovato a Radio Sparlamento. Sottosegretario, abbiamo poco tempo, so che lei è impegnato, quindi cerco di essere celere nelle domande. Il Ministero della Giustizia so che sta predisponendo un provvedimento che interviene sulla materia. Però al di là della parte legislativa, volevo farle una domanda un po' più di principio, cioè sembrerebbe che in tutti questi anni il legislatore si sia occupato un po' di più del problema delle madri detenute e del loro diritto alla genitorialità che al benessere dei minori stessi, che comunque devono crescere anni importanti della loro vita, i primi anni di sviluppo, all'interno di strutture carcerarie. Questa nuova maggioranza di parlamentare, ma anche il governo, cambierà paradigma da questo punto di vista? C'è una sensibilità politica, diversa come approccio legislativo? La sensibilità politica assolutamente incline a favorire che questi bambini possano passare i primi anni della loro vita in un ambiente ideale alle loro esigenze. Questo però già può essere fatto con la normativa attuale. L'importante è garantire sempre più che gli spazi e quindi le ICAM, ovvero istituti a custodia attenuata per le madri, possano essere presenti nelle nostre regioni. Questo sarà un intervento che già il ministro Bonafede ha iniziato ad attuare in collegamento appunto con le regioni, lo vorrà fare in collegamento con le regioni in modo da prevederli anche al di fuori del carcere. Detto questo, poi c'è l'altro problema che lei ha sottolineato, quello se effettivamente una madre ha dei cattivi rapporti, come sembra aver segnalato alcuni istituti, tra i quali punti sanitari o gli agenti di polizia penitenziaria. In questo caso, ecco, la domanda è se una madre ci deve stare con quel figlio oppure è opportuno che vengano prese altre soluzioni per la sua salvaguardia. E questo è un altro intervento che si vuole fare segnalando al magistrato, appunto, eventualmente quando c'è un provvedimento di un giudice che sottoporta l'espiazione di una pena o una misura cautelare detentiva della madre in carcere, una segnalazione per valutare se questa condizione tra madre e figlio può permanere o per motivi di sicurezza vi si debba allontanare. Questi sono due interventi che si vogliono fare subito, ma già la norma attualmente e già le ICAM attualmente permettono alle madri di poter espiare la pena o di poter stare in misura cautelare detentiva in una struttura che non è uguale a quella del carcere classico che noi tutti intendiamo, però la volontà è questa. Quindi volevo fare una domanda sempre riguardo la genitorialità. Al momento è una genitorialità, diciamo, a senso unico, nel senso che il bambino è consentito al bambino di vivere accanto alla madre, ma c'è scoperta, diciamo, la parte della paternità, cioè la figura maschile. Ho letto tra l'altro dei report sulla condizione dei bambini in carcere e si faceva presente in molti di questi documenti di studio che manca l'interazione con la figura maschile e con la figura paterna a questi minori. Si potrebbe intervenire anche su questo per migliorare, potrebbe essere un'ipotesi per migliorare la situazione dei minori nelle carceri? Oggi, se c'è l'impossibilità della madre, è prevista la figura del padre con le leggi attuali. Poi è chiaro che se si parla di bambini fino a 3 anni, il valore e l'apporto della madre, secondo me, è insostituibile. Diciamo che, dal mio punto di vista, la legislazione attuale già ricopre un ruolo di garanzia degli aspetti del bambino, soprattutto sulla crescita, per quanto prevede la sostituzione anche nei casi di domiciliari fino ai 10 anni d'età. Quindi da questo punto di vista non credo sia un grosso problema. Un grosso problema ovviamente è valutare, come ci sono stati casi in cui sia la madre sia il padre
ovviamente hanno problemi con la giustizia, hanno anche problemi di rapporto e di educazione con i figli. Sì. Volevo farle un'altra domanda. I bambini, secondo l'attuale normativa, rimangono accanto alle proprie madri, mi sembra, a seconda dei casi, tra i 3 e i 6 anni, se non sbaglio. Cosa succede ai bambini dopo questa, cioè, arrivati a questa soglia di età, che vengono comunque allontanati dalla madre? Compene, diciamo, c'è una certa soglia che prevede la possibilità di far scontare i domiciliari se la pena non è superiore ai 4 anni a casa con i propri figli fino al 10° anno di età. In altri casi, appunto, il bambino può essere ovviamente affidato al padre o altri tipi di familiari, oppure una casa famiglia in altri casi. Poi ci sono i casi anche addirittura di sospensione dell'esecuzione della pena, quindi ci sono una serie di casi che sono già previsti dall'ordinamento per fare in modo, appunto, che il bambino abbia adeguate tutele. Attualmente quanti sono i bambini, diciamo, nelle carceri in Italia? Sono 52 donne e 60 bambini. E le faccio un'ultima domanda, poi la lascio. Mi pare di capire che il provvedimento a cui il Ministero della Giustizia sta lavorando è un provvedimento che vuole ovviare alla disapplicazione della normativa vigente. Cioè, c'era una normativa che comunque era abbastanza buona, rispondeva alle esigenze di questa problematica, ma non è stata adeguatamente applicata. Ho capito male o rispondo al vero? Semplicemente adesso di questi 60 bambini, più della metà stanno già in delle strutture a custodia attenuata, che sono le ICAM, che sono cose ben diverse da quelle che sono le carceri. In altri casi sono veramente pochi, ovviamente, perché non vogliono essere trasferiti in questi centri, o perché per profili territoriali si preferisce, appunto, la madre preferisce restare sul territorio piuttosto che andare in questi centri, e quindi vengono messi comunque in sistemazioni che non sono paragonabili alle ICAM, ma sono comunque situazioni virtuose, come quella di Rebibbia, che è, diciamo, un'eccellenza a livello italiano, quindi non è che non si fa nulla. Semplicemente si vorrebbe allargare con la disponibilità delle regioni in luoghi più adatti allo sviluppo delle esigenze di questi minori, queste strutture custodia attenuata, in cui, appunto, si sente meno l'ambiente carcerario, si sente di più invece un rapporto che può essere di tipo domiciliare o a casa con il minore. Quindi semplicemente cercare di fare in modo che questi luoghi siano di più sparsi su tutto il territorio nazionale, non siano solo in alcuni luoghi dove, per magari esigenze territoriali, la donna non si vuole trasferire. Ho capito. Detto questo, appunto, l'altra misura è essenzialmente quella di garantire un controllo ancora maggiore al magistrato qualora ci sia una donna che ha commesso un reato, sia appunto reclusa in carcere o che comunque sia in fase di misura cautelare detentiva, per fare in modo che ci siano controlli sempre al 100% sul rapporto tra madre e figlio e sui rischi che eventualmente il figlio corre. Perfetto, la ringrazio, sottosegretario. Le auguro buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Allora, mentre ci colleghiamo con l'altro ospite, con l'onorevole Alfredo Bazzoli, del gruppo parlamentare del PD e componente della Commissione Giustizia della Camera. Ripercorriamo un attimo comunque i fatti che sono accaduti. Lo scorso 18 settembre, Alice Sebesta, una ragazza di 33 anni di origine tedesca, che si trova a Rebibbia dallo scorso agosto con l'accusa di spaccio internazionale di stupefacenti, getta dalla tromba delle scale dell'asilo nido, che è una struttura all'interno comunque della struttura penitenziaria di Rebibbia, i suoi due bambini. La neonata muore sul colpo. E l'altro bambino, di poco meno di 2 anni, muore il giorno dopo al Bambin Gesù. Questo ovviamente ha fatto riaprire tutta la questione dei bambini nelle carceri, della sicurezza e anche delle condizioni delle psicologiche delle detenute. Si poteva evitare la tragedia a cui abbiamo assistito? Alcuni esperti, persone che comunque frequentano il carcere di Rebibbia, hanno detto la signora lì non doveva esserci, e quantomeno non doveva esserci con i due bambini.
sicuramente la magistratura farà i propri controlli. Abbiamo in linea l'onorevole Alfredo Bazzoli, PD, Commissione Giustizia della Camera. Buongiorno, sì, onorevole. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, affrontiamo oggi una tematica alquanto spinosa. Parlavamo prima con il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Ferraresi, appunto non solo della questione della normativa, ma anche di questioni di principio. E ripropongo a lei una domanda che ho fatto anche al sottosegretario. Il legislatore, secondo lei, in questi anni, alla luce anche di quello che è successo lo scorso 18 ottobre, ha fatto il bene del minore o abbiamo creato dei detenuti bambini? Ma allora, premettiamo che quello che è accaduto a Rebibbia è veramente una tragedia che ci ha colpito tutti, tra l'altro anche perché è avvenuta in una struttura come il Nido, che è presente all'interno del carcere di Rebibbia, che tutti riconoscono essere una struttura modello, per quanto ovviamente possa esserlo una struttura che è inserita in un penitenziario, una struttura gestita molto bene, tra l'altro con una direttrice della sezione femminile del penitenziario che è da tutti riconosciuta come una persona di grande qualità, di grande umanità, di grande capacità nel trattamento di questi casi, quindi credo che sia un episodio imprevedibile nella sua genesi e nella sua realizzazione. E non so, diciamo, se sia legato integralmente al fatto che questi bambini si trovassero in quella struttura, o più invece non al fatto che la madre avesse qualche disturbo di natura psicologica che non è stato colto con il tempo. Certamente però a mettere in evidenza questa tragedia l'esistenza del problema, insomma, è stato che in Italia noi ancora abbiamo condizioni, situazioni in cui i bambini sono costretti a vivere la situazione di reclusi, ovviamente senza averne alcuna colpa, alcuna responsabilità, ma solo per il fatto che la madre è detenuta, e questo è un problema che il legislatore ha affrontato qualche anno fa. Sappiamo bene che c'è stata una legge nel 2011 che ha cercato di avviare la soluzione alla questione per cercare di fare in modo che non ci siano, insomma, che non ci siano bambini che devono vivere la condizione di detenuti in quanto seguono la condizione, la situazione della madre. È una legge che però sconta, secondo me, alcuni limiti, perché non è stata data un'attuazione completa, insomma, alle previsioni che ne erano contenute. Noi, devo dire, nella scorsa legislatura abbiamo cercato con la riforma dell'ordinamento penitenziario di favorire una rivisitazione complessiva della legge. C'era un principio contenuto nella riforma dell'ordinamento penitenziario che delegava il legislatore delegato, appunto, a rivedere le norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenuti e figli minori. Il governo attuale ha deciso di non esercitare la delega sul punto. Ecco. Okay. A livello politico, onorevole, sì. Presenterete delle proposte legislative in materia per migliorare anche l'applicazione della legge? Perché ricordiamo, c'è stata anche la legge Finocchiaro nel 2001, poi si è intervenuto nel 2011. Esatto, comunque si era, la problematica dei minori in carcere era evidente al legislatore già alla fine degli anni 80, per capirci, però siamo ancora, c'è questa difficoltà forse nell'applicarle le norme. Sì, io credo che ci sia, esatto, credo che ci sia una difficoltà nell'applicazione che deriva dal fatto che si sono istituiti alcuni, diciamo, strumenti che erano previsti dalla legge. In particolare, voi sapete, sono stati aperti quegli istituti a custodia attenuata che sono separati dai penitenziari, pur essendo dipendenti da essi. Ce ne sono oggi 5 in Italia,
che sono, diciamo, appunto istituti nei quali vivono solo le madri con i loro figli, che peraltro hanno caratteristiche analoghe, diciamo, a quelle di un penitenziario, perché sono comunque istituti chiusi, con le celle, cioè con le sbarre, ecco. Quindi, diciamo, sono un passo in avanti, ma evidentemente non sono il passo esaustivo. L'altro invece, l'altra previsione, che invece in parte è rimasta sulla carta, è quella delle case famiglie protette, perché quello probabilmente potrebbe essere la soluzione più, diciamo, la migliore probabilmente che oggi si può prevedere, immaginare per quelle detenute o per quelle donne, appunto, che diciamo, devono stare ristrette pur avendo figli minori. Ecco, sulle case famiglie protette, però, ecco, forse su questo siamo stati troppo timidi, e forse su questo invece bisognerebbe investire un po' di più, ecco, cioè bisognerebbe favorirne l'apertura e in modo che ce ne siano di più. Oggi ce ne sono solo due di fatto sul territorio italiano, e evidentemente questo non è sufficiente al fatto che svolgano la loro funzione. Quelle sono una soluzione probabilmente molto migliore di quelle che oggi ci sono a disposizione, e che potrebbero evitare che ci siano ancora invece all'interno dei penitenziari, come capita purtroppo a Rebibbia, nidi dove vivono figli minori, per quanto siano gestiti con grande umanità e grande capacità dagli operatori penitenziari. Alla fine ci sono sempre le sbarre, insomma. Scusi? Alla fine ci sono sempre le sbarre, anche se ci sono questi ambienti protetti. Esatto. Poi dobbiamo anche dire che i minori non interagiscono comunque con altri coetanei, e hanno un ambiente, vivono in un ambiente ovattato. Infatti le case famiglie protette, da questo punto di vista, sono una soluzione molto migliore, perché i bambini vanno all'asilo, cioè possono uscire, quindi vengono accompagnati o dalle stesse madri quando questo è consentito, o dagli operatori, diciamo, sociali che lì lavorano, e quindi quello consente ai figli, ai bambini, ai minori di vivere una vita quasi normale, ecco, pur avendo una madre ristretta, ecco. Io penso che quello sia, diciamo, lo strumento migliore che oggi abbiamo a disposizione. Bisogna incentivarlo e dare le risorse adeguate perché possano essere molto più diffusi sul territorio di quanto oggi non siano. Le faccio una domanda un po' più di principio, ci discostiamo un attimo, diciamo, dal percorso legislativo. Sì. L'Italia sembra un po' il paese dei diritti e dei pochi doveri, e non dovrebbe essere un deterrente per una donna che ha un figlio comunque commettere un reato o delinquere, perché sembra quasi che si giustifichi in una certa maniera il reato commesso da una donna perché magari o è incinta o ha un bambino piccolo da accudire nei confronti di un'altra persona. Le faccio proprio un esempio: due donne commettono lo stesso reato, una ha un bambino piccolo, l'altra no, scontano le pene in maniera diversa. No, ma infatti questo è l'equilibrio che bisogna trovare. Allora, il punto è, un bambino piccolo o minore, soprattutto da 0 a 3 anni, e questo è un principio che è stato introdotto addirittura dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 75, ha il diritto di vivere con la madre, perché non possiamo, in ragione del fatto che la madre ha commesso un reato, far scontare al figlio, diciamo, la condizione di crescere senza madre, perché questo è una violazione la continuità affettiva, principi, quello che si chiama, esatto, la continuità dei principi e dei diritti del minore, esatto. Quindi questa è la base di partenza, che è stata tra l'altro ribadita anche recentemente dalla Corte Costituzionale. Quindi questo è un principio assolutamente invalicabile. Questo principio ovviamente va conciliato con la necessità, diciamo, della tutela della sicurezza, e anche col principio della pena, per cui se diciamo, una donna commette un reato, e magari un reato di una particolare gravità, oppure se commette un reato e ci sono indizi o indici che rendono probabile la reiterazione in caso di, appunto, di arresto domiciliario oppure di sospensione della pena, la reiterazione di quel reato, noi dobbiamo in questo caso conciliare appunto la necessità di evitare al figlio
di scontare la pena con la madre, però con la necessità che la madre sia detenuta. Allora, oggi ci sono strumenti che sono l'ICAM, quindi l'istituto di custodia attenuata, ci sono le case famiglia protette, che però sono troppo poche probabilmente rispetto alle esigenze. Io credo che, diciamo, l'assetto complessivo, così come è stato delineato attualmente, sia un assetto che ha una sua, diciamo, ragionevolezza, fatto salvo, appunto, come dicevo prima, che forse le case famiglia protette andrebbero un pochino più promosse, incentivate. Ricordavamo prima anche con il sottosegretario Ferraresi che la genitorialità comprende anche la paternità, non solo la maternità, anche se ovviamente il minore ha un rapporto diverso nei primi anni di vita con la madre, però anche il rapporto con la figura paterna è molto importante, forse andrebbe anche un po' più incentivato, quantomeno valorizzato. Sì, qui in questo caso ovviamente noi stiamo parlando in particolare della condizione di figli minori e in particolare piccoli, perché soprattutto quelli da 0 a 3 anni sono, diciamo, hanno questa condizione particolare di vicinanza con la madre, e di togliergli la madre, insomma, rischia veramente di essere la una legge del 2011 mi sembra che abbia alzato la fascia di età fino a 6 anni. Sì, esatto, è stato fino a 6 anni, perché appunto si considera che la continuità affettiva ovviamente sia rilevante anche fino, diciamo, a un'età maggiore rispetto ai 3, però ripeto, a me sembra che in questo momento la legislazione preveda sulla carta preveda strumenti adeguati anche a gestire queste situazioni. Probabilmente ci sono alcune di queste strutture, ecco, che sono previste già dalla legge, che oggi sono insufficienti a garantire l'ospitalità necessaria. Quindi una buona legge, una buona normativa esiste, però dopodiché, bisogna applicarla bene. No, una buona normativa c'è, dopodiché, ripeto, siccome noi nella scorsa legislatura abbiamo approvato appunto questa la legge delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, che è una legge che aveva grandissime ambizioni, perché era stata redatta a seguito dei tavoli sull'esecuzione penale che erano stati convocati dal ministro Orlando, a cui avevano partecipato i più grandi giuristi e operatori del settore, e che avevano individuato una serie di principi di riforma complessivi che secondo me avrebbero molto molto migliorato l'intero sistema di esecuzione penale. Lì dentro noi avevamo previsto anche un principio che era quello appunto di rivedere, alla luce anche delle esperienze in corso e dell'applicazione della legge 2011, l'intero sistema anche dell'esecuzione penale nei confronti delle detenute madri. Allora, qui diciamo la verità, per essere del tutto onesti, noi siamo stati un po' timidi nella scorsa legislatura nel dare corso alla legge delega, perché l'abbiamo approvata in fine legislatura e poi, diciamo, abbiamo un po' tergiversato nell'approvazione dei decreti legislativi. Questo governo ha deciso, secondo me colpevolmente, di non esercitare la delega su alcuni punti, tra cui esattamente questo. Potrebbe essere invece l'occasione per una rivisitazione complessiva e magari anche un miglioramento di alcuni aspetti della legge attuale che probabilmente possono essere migliorati. Ecco. Perfetto. Onorevole, la ringrazio molto del suo contributo, è stato molto esaustivo anche nell'illustrare, diciamo, la normativa vigente e i punti che possono e devono essere anche migliorati. La ringrazio molto, le auguro buon pomeriggio e buon lavoro. A risentirci grazie presto. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Arrivederci a tutti. Bene, diciamo che la nostra parte politica termina qui, si fa per dire, perché comunque abbiamo sentito un sottosegretario e un rappresentante delle opposizioni in Commissione Giustizia. Che dire, mancano secondo me alcune risposte e ribadisco, secondo me sono questioni di principio, perché le leggi, la normativa vanno prima pensate e poi scritte.
La mia personale idea è che probabilmente i bambini non dovrebbero scontare gli errori dei propri genitori e che la genitorialità comporta più doveri che diritti. Abbiamo fatto prima l'esempio delle due donne che commettono lo stesso reato. La donna che ha il bambino sconta la pena in maniera diversa per tutelare il bambino. Siamo sicuri che sia per questo, forse c'è secondo me qualche problema anche di giustizia, perché c'è anche una questione di deterrenza, manca il deterrente. Sappiamo anche che ad esempio diversi reati di tipo mafioso sono commessi adesso, ma no adesso, anche negli ultimi anni, da minori o magari da donne, perché scontano la pena in maniera diversa, in maniera più lieve, o non sono perseguibili. Quindi, probabilmente, questa è una riflessione, ovviamente. Il legislatore, quando legifera, dovrebbe pensare un po' a tutte le conseguenze e le varie applicazioni o disapplicazioni delle norme, anche, diciamo, il contemperamento tra i diversi principi. I principi ce ne sono tanti, ma poi vanno contemperati. E abbiamo l'ultimo contributo, questa volta un contributo tecnico, così cerchiamo di andare un po' più nello specifico. La dottoressa Mary Petrillo, che è docente di criminologia e psicologa. Mary, sei in linea? Buonasera, Buonasera, Mary. sono in linea. Allora, io non so se hai avuto modo di sentire gli interventi di politici. Purtroppo no, sono riuscita Purtroppo, adesso a collegarmi. va bene. Veniamo a noi. Ti faccio una domanda diretta perché, diciamo, dalle nostre precedenti chiacchierate mi hai fatto presente che tu sei stata a Rebibbia. Hai visto con i tuoi occhi come vivono i bambini in questi istituti, perché poi quando senti parlare la politica sembrano che questi bambini sono anche fortunati a stare in un bell'ambiente, ma probabilmente la realtà si discosta un po' da questo. Cosa ci dice? Cosa ci racconti? Beh, che dire, purtroppo è comunque un ambiente carcerario, per quanto si possa presentare in modo, diciamo, gradevole, tra virgolette, perché insomma sono dove c'è questo asilo nido, questo asilo anche per i bambini, è un luogo appositamente studiato, cioè pareti colorate, ci sono i giocarelli per i bambini, c'è un'area verde con tutti i giochi. Però insomma alla fine ti volti e comunque ci sono le sbarre, ci sono praticamente i portoni che si chiudono, ci sono praticamente gli agenti che girano e volente o nolente i bambini, per quanto siano piccoli, qualcosa, almeno anche in minima parte ne risentono, se non altro perché comunque viene trasmesso anche dai genitori che vivono appunto in uno stato di detenzione per un minimo anche di Sì, disagio, poi forse questo è questo non viene chiaro. molto considerato dalle leggi, dalle normative vigenti, cioè il fatto che comunque queste madri detenute sono comunque persone che hanno una problematicità che sia prima di entrare in carcere che dopo, perché non è che la detenzione sia accettata anche a livello psicologico in maniera facile, Certo, semplice e anche a volte coerente, insomma. ma il discorso è questo, che se comunque parliamo di donne che sono autrici di reati gravi, allora per carità, insomma, è pure giusto che la detenzione ci sia, ma in quel caso anche per quanto riguarda i figli minorenni e per reati gravi, insomma, ci sono delle accortezze particolari. Per quanto riguarda donne che commettono reati, per così dire, minori, no? Come possono essere gli scippi, furti in appartamento, la prostituzione, anche il traffico di droga per certi versi. Diciamo che generalmente queste donne commettono questo tipo di reato perché? Perché vogliono o accrescere, diciamo, il loro benessere economico, e questo insomma penso sia palese e chiaro, o perché addirittura sono costrette dalla propria cultura sociale in cui vivono. Quindi lì bisognerebbe fare poi un discorso a monte, no? Di andare a cercare di prevenire certi
certi reati, però quantomeno con i minori si possono in qualche modo veramente prevenire in tutti i sensi. E questi bambini che vivono con queste mamme detenute chiaramente sono costretti poi ad andare in ambienti poco consoni alle loro esigenze, ma questo perché? Perché comunque all'interno di un carcere comunque un bambino non è completamente libero, tanto è vero che in Italia, che io sappia, abbiamo solo un esempio di una casa adatta, diciamo, a questo tipo di esigenze madre-bambino, e che tra l'altro fa anche un tipo di lavoro ben specifico sulla madre, il bambino e la relazione tra madre e bambino, ed è la casa di Leda. Non so se si trova? Qualcuno. Casa di Leda. Sì, dico, dove si trova? Si trova a Roma, a Roma, ed è praticamente un posto dove il responsabile è Lillo Di Mauro, che è presidente della Consulta penitenziaria, ed è l'unica casa protetta in Italia, che io sappia, che ospita appunto madri detenute con i figli, e dove all'interno praticamente si può condurre una vita pressoché normale. Non ci sono sbarre come accade negli ICAM, per quanto gli ICAM pure siano degli istituti di custodia attenuata appunto per madri detenute, diciamo un ambiente un pochettino più leggero rispetto a un carcere, però gli agenti girano in borghese, però comunque c'è sempre quel discorso di sbarre alle finestre, porte blindate, videosorveglianza. Invece all'interno della casa di Leda queste mamme con questi bambini possono condurre una vita abbastanza semplice, normale. Diciamo uno che in tutta Italia non è una grande media, insomma, non è una grande media nazionale. Ti faccio un'ultima domanda perché abbiamo esaurito il nostro tempo. Sì. Alla fine di tutto, bambini in carcere, sì o no? Tra le varie ponderazioni di tutti i diritti e i doveri, che abbiamo una lunga lista. No, secondo me assolutamente no. Possono essere ospitati in strutture dedicate, appunto come questa che vi raccontavo della casa di Leda. Quindi comunque fuori dagli ambiti carcerari, quindi anche questi asili nido, queste strutture, diciamo, adiacenti o collegate, non sono ideali per la crescita di un bambino. No, non credo proprio siano adeguate. Poi purtroppo, alla luce di quanto è successo recentemente a Rebibbia, abbiamo visto che anche strutturalmente, insomma, non sono adeguate, no? Che questa mamma particolare, che si trovava addirittura a due piani sopra sulle scale con i bambini da sola, tra virgolette. Ecco, insomma, tu che ci sei stata, ci puoi un attimo spiegare, cioè, come si è trovata lì? Cioè, dove si trovava materialmente? Lei si trovava in un ambiente dove si era un po' distaccata dalle altre detenute, perché vedi, anche qui aveva cominciato a dare dei segnali, era una donna che un pochino si isolava, e mentre le altre detenute facevano la fila per il pranzo, lei si era distaccata e si stava avviando all'area verde dove ci sono i giochi per i bambini, e si è avventurata su una scala dove addirittura mi pare che è arrivata al secondo piano, e lì poi è scoppiata la senza pensione. Nessun controllo. Per quanto ci sia videosorveglianza, la videosorveglianza però non può sostituire gli agenti, è comunque un qualcosa che sta lì, che guarda, ma non è in sostituzione. Ma non può agire, agenti. Ovviamente. Mary, ti ringrazio molto del tuo contributo, speriamo di sentirti in altre occasioni in maniera un po' più tranquilla. Grazie per essere intervenuta. Mary Petrillo, grazie, buonasera. Buonasera. Bene, siamo alla fine anche di questa puntata di Radio Sparlamento. Abbiamo parlato molto, abbiamo detto molto a livello politico, a livello un po' più tecnico, a livello sociale, però secondo me la domanda rimane ancora aperta e insoluta. Bambini in carcere, sì o no? Se non si risponde prima a questa domanda, se non si hanno le idee chiare, nessuna legge potrà risolvere i problemi di queste bambine e anche delle madri detenute. Vi ringrazio, ci vediamo venerdì prossimo, e buon pomeriggio e buona serata.